alle ore 18:06 del giorno 14 ottobre 2014 si proclama eletto alla carica di presidente della provincia di Barletta-Andria-Trani il signor Francesco Carlo Spina. Francesco Spina è stato proclamato nuovo presidente della provincia di Barletta-Andria-Trani. Ieri pomeriggio è giunta l'ufficializzazione da parte del segretario generale dell'ente, Maria De Filippo. Il sindaco di Bisceglie ha superato la concorrenza del collega di Barletta, Pasquale Cascella, e subentra così a Francesco Ventola, primo storico presidente dell'ente eletto nel 2009. È giusto che io, che sono poi tra l'altro il sindaco designato dal centrodestra, quindi dalla coalizione del presidente uscente Francesco Ventola, che proprio io sia colui che non soltanto lo dica, diciamo, oggi, ma che sia coerente soprattutto con i suoi atti conseguenziali, come lo è stato con gli impegni durante questa campagna elettorale atipica, ma pur sempre ricca di entusiasmo e di impegni, sia pur limitatamente a quelli che erano i grandi elettori, che erano i consiglieri comunali di questo territorio. Un'emozione forte, perché oggi si suggella un percorso di condivisione e collaborazione dei sindaci, prendendo atto del fatto che ho preso più voti personalmente nella lista che mi sosteneva. Devo trarre spunto da questo per un'apertura anche non soltanto caratteriale e, diciamo, istituzionale verso le forze politiche di opposizione, verso tutti i 10 sindaci del territorio, ma è anche un spunto di riflessione politica, perché vuol dire che c'è stima anche da parte di chi non mi sosteneva sul piano elettorale, che sulla mia persona si è riconosciuta, che tanto che quella percentuale è salita dal 52 della lista fino quasi al 60% della mia candidatura. Ho ripercorso nella mia mente questa esperienza esaltante, nel guardare in faccia uno a uno i dipendenti, i collaboratori di questa provincia. Credo, ne sono convinto, che sono tra i migliori esistenti nella nostra Italia. Nel guardare in faccia i consiglieri, gli assessori uscenti, ne sono stato onorato della loro collaborazione, pressioni politiche, in una fase storica in cui tutti parlano male dei politici. Qui invece c'è stata una vera e propria buona politica, fatta di persone per bene, e questo passaggio di consegne avviene nella normalità, perché quella fascia non appartiene a nessuno di noi, ma appartiene a tutti i cittadini. Proclamati anche i 12 nuovi componenti del Consiglio provinciale per la lista Provincia Popolare Uniti per la Batta: Andrea Minervino di Trinitapoli, Giuseppe Corrado di Trani, Benedetto Silvestri Vigilante di Spinazzola, Luigi Rosario Antonucci di Barletta, Domenico Campane, Vincenzo Giorgino di Andria e Antonia Spina di Bisceglie. Quattro invece quelli eletti nel centro-sinistra per la nuova BAT: Lorenzo Marchio Rossi di Andria, con Salvatore Vitanostra, Pasquale Sgaramella di San Ferdinando di Puglia e Giuseppe Antonucci di Minervino Murge per la lista Provincia Popolare Uniti per la BAT, unica eletta Giovanna Bruno di Andria.